ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. C'è ovviamente delusione nel volto di Matteo Marasca per il responso del ballottaggio. L'esponente delle liste civiche è giunto in piazza dopo aver seguito da casa l'evoluzione della situazione e ha fatto i complimenti al suo avversario. E gli faccio un buon lavoro perché le sfide saranno molto impegnative, è un contesto, quello in cui noi oggi viviamo e operiamo e lavoriamo, molto complicato, e quindi credo che abbia tutta la necessità di avere veramente il miglior augurio di buon lavoro, perché veramente sarà un lavoro molto impegnativo e gli faccio i migliori auguri. E saremo attenti per fare in modo che ieri si faccia ancora dei passi in avanti e non si torni indietro, perché crediamo che ci sono dei progetti a realizzare che debbano essere realizzati. Sull'analisi del voto, che con 6.496 preferenze lo ha visto fermarsi al 45,88%, esprime il proprio pensiero e guarda subito in prospettiva. Cosa è stato sbagliato per non arrivare a vincere queste elezioni? Ma probabilmente al ballottaggio non siamo riusciti a recuperare quello svantaggio iniziale del primo turno. Puntavamo a convincere quell'elettorato che non ci aveva dato fiducia al primo turno, non ci siamo riusciti. Però ecco, noi siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto con coerenza, serietà, onestà, e di questo possiamo andare a testa alta. La percentuale della gente che si è astenuta è altissima, questo ha influito sicuramente. Questo è un peccato, sì, questa, l'affluenza purtroppo è stata non altissima, e questo sicuramente ha penalizzato un po' quello che è il risultato, però diciamo che il risultato è netto, quindi gli elettori si sono espressi, quindi dobbiamo accettarlo, perché quando gli elettori si esprimono ovviamente c'è massimo rispetto. Che opposizione sarà ora? Ma l'opposizione ovviamente, da un gruppo che ha governato la città negli ultimi 10 anni, non potrà che essere un'opposizione costruttiva, però attenta affinché Iesi non perda, diciamo, la strada intrapresa. Noi pensiamo che dei progetti che comunque sono stati previsti e che vengono lasciati in eredità debbano essere proseguiti, perché poi ne beneficia tutta la città. Quindi staremo attenti affinché chi governerà la città lo faccia.